Questo programma è offerto da... È arrivato il momento di investire. Come? Con i nuovi piani individuali di risparmio, fondi di investimento a tassazione agevolata. Per chi investe fino ad un massimo di 30.000 euro l'anno e per 5 anni sparisce il 26% di tassazione. Per saperne di più, contatta l'ingegner Davide Gambarotti, consulente finanziario Mediolanum, presso gli uffici in via Adda numero 5 o telefonare al numero 335 70 82 345. Il salone di bellezza per donna e per uomo. Qualità e professionalità al servizio dei nostri clienti. Vasta gamma di servizi esclusivi e prodotti a marchio L'Oreal. Per essere so chic, vieni a trovarci in via 20 settembre numero 47. Unipolsai Assicurazioni. Piazza Rotonda 6, Lamezia Terme. Agente generale, dottor Ferraro Vincenzo. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. Autonoleggio, PM Servizi SRL. Affiliato Avis Budget Group presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Auto Royal, la prima società di consulenza per l'acquisto della tua auto, il punto di riferimento per chi vuole acquistare un'auto nuova o aziendale a chilometro zero. Auto Royal è anche estensione di garanzia per l'usato, servizi finanziari e tassi agevolati. Auto Royal, via delle Nazioni a Santo Fermo Lamezia. Il mio direttore Tonino Amatruda, come lo chiama Giovanni, Tonino Amatruda, che ci faccio comunque, ti chiami, Maria Giovanni, come detto. Maria Giovanni mi chiama. Angelo, signor Tonino Amatruda, Angelo Amatruda. E mi ricordo il Ziane. Ma ti chiedo scusa. Mi ricordo, davvero. Ti sono affastidio che sto no, per te, Tonito, lo sposto per te, perché no, parlo no, al tu, centro, capito? No, nei miei sentieri, io e tu. Hai capito? Io te lo metto a te perché... No, a me non mi mette in mente nessuno. Ti stai dicendo con il microfono, la salucetta. Volevo dire, te lo sposto per te. Ho capito e l'hanno capito anche i telespettatori. Buon che buon, quando lo pronuncio quello ci vuole... Già, abbattuta. Aspetta, ancora non incomincia, ancora no. Io stamattina, prima di cominciare, voglio salutare la piccola Arianna. Ancora mi cominciare? No, di cui quando cominciamo ho detto, voglio salutare la piccola Arianna. Vabbè, mo ci vuoi, come si dice? Una bambina di 16 mesi che mi vede tutti i giorni e abbattati. Abbaia? Abbaglia. Ah, ti chiedo. Mi ha chiamato la nonna e me l'ha detto. Ma perché parla da lei? No, mi ha chiamata la nonna. Sì, poi... sì, però ti posso dire una cosa, no? Albe, fammi concentrare la mattina. Concentriamo. Sempre così chiacchiere incominci. Non è che ha cominciato, no? No. Erride. Mi viene a mente sempre che la parola che ha detto con lui. Ho capito che ripetita Yum. Ripetita Yum. Come ho detto, ripetite Yum. Yum. E così hai capisciuto tutto. Ripetita Yum. Ah, Yum. Okay. Eh? Ripetita Yum. Yum. Ripetita Yum, ti ha capito. Che cazzo. Voglio un po' sottovalutare a Giorgio Lenaca. Voglio davvero sincero io, Tony.
Non lo dico io stesso, me lo dico io stesso, sono davvero sincero. Come ti dici? Dico le parole che io rimango, poi mi riscuerto. Sai che facciamo? Sai che facciamo? Dopo che non facciamo rapereto. Se non facciamo un rapereto. Vabbè, la posizione non gosta, la posizione non gosta. Stamattina, pare che ti stai dando troppo in molletta. Stai parlando, sì, si attacca. Voglio dire, a un rapereto. No, dico, stai, voglio dire, liberando frasi a doppio senso. Con su le frasi mie. No, ma a doppio senso, no, pare che, vabbè. Siamo in onda. Mi ha fatto cenno signor De Grazia, fate il cenno che siamo adesso come sta migliorando la visione. Mi ha fatto cenno il signor De Grazia. buongiorno Lamezia, oggi bellissima giornata, Tonè. Buongiorno Lamezia, buongiorno a tutti gli amici e tutte quelle che ci ascoltano e ci vedono veramente con tanta simpatia, come infatti io, dato che prima che mi dimentico, voglio salutare la piccola Arianna, che è la nipote di mia cugina. La saluto stasera perché mi ha chiamato ieri, che tutti i giorni mi mette in televisione. Albe, non è che a capo parlare della famiglia tua ogni pomeriggio, che ne mi ha detto un sì, mi ha chiamato Vienna, mi ha chiamato che lì in Genova, mi ha chiamato che lì in Genova. Ma che ci può giocare? Ho capito, ma non è che possiamo utilizzare la televisione, vuol dire che prodomo nostro, mi vedono, Tonino, e dobbiamo ringraziare utilizzare Tonino. La televisione prodomo nostra, perché poi prodomo nostra, non potremmo autorizzare la televisione prodomo nostra, pronota, come ha detto, non sai, prodomo nostra, hai capito che vuol dire, e lo spiego in dialetto, spiega. Vuol dire che noi non potremmo usare la televisione solo per queste cose nostre in questa maniera, o no? Non dobbiamo essere troppo autoreferenziali. Volevo vedere questo. Autoreferenziale. No, tu pare troppo difficile. Autoreferenziale, io gli faccio queste parole. Autoreferenziale. Autoreferenziale. A me non permette un saluto. Momo ha salutato. Saluta a Regina, Tony. Ti manda salutando, ieri sono andato a trovarlo con mia moglie, si sta riprendendo, insomma, non tanto bene. Comunque la salutiamo. Auguri, Regina. Si sta, ecco, praticamente. Auguri, mi guarisci subito. Una sorta di che ci manchi. Una sorta di ossimoro. Però ti saluta a Satone. Una sorta di ossimoro. Ossimoro. Però tu salutali, amore, no? No, voglio dire, si sta riprendendo bene, non molto bene. A mio, che c'ha da dire subito i molletti, mi dica subito la signora che abita, diciamo, nelle vicinanze della nostra redazione, non ha trovato nulla di meglio che, ecco, darci un uovo fresco. Un uovo fresco che di gallina, caldo. Di gallina. È caldo, praticamente ha nessuno modo. Sai che io dico? È un uovo di gallina. È un uovo di gallina. noi dinosauri. mamma mia, è un uovo di gallina, vedi che è intelligente, è altro cagazzi, Lui ha capito che è un uovo di gallina, che io invece stavo pensando, ma non dirò Sauro. Perché non c'è un buchicino tu vedi? Tu so che come una volta, come su capo come una volta. Se tu bevi, dopo se lo bevi il signor De Grazia che poveretto. E su questo dove lampo. Su periodo, reduce, è vero? C'è la nonna nostra. Ecco, reduce dalle giornate, vero? Sanremesi. Freddolose. Allora, cerchiamo di essere, ricomponiamoci. Ricomponiamoci. Come? Ricomponiamoci. Ricomponiamoci, ecco, cerchiamo di. Cerchiamo di musei, che ne succa la mattina. Qui c'è il bello. Ma quanto massaggio? Massaggi, dai un bisogno tengo una spalla, tengo una spalla, quanto messaggio, tengo una spalla, allora buongiorno a tutti, rinnovo i saluti a tutti quanti, grazie per gli attestati di stima, le telefonate, i consigli soprattutto, perché ho sempre detto che i consensi fanno piacere, ma le critiche, soprattutto quelle costruttive, no, a noi
piacciono di più, perché ci aiutano a crescere, a migliorare, va bene? A crescere. Adesso il nostro poeta, arriva il momento più orgoglioso. Più orgoglioso del pensiero dei giorni, dei miei forismi. Perché sono suoi forismi. No? Perché le devo dire, perché non è che uno solo candidato, tanti più. E dice così: il primo venuto, purché sappia di divertire, ha il diritto di parlare di se stesso. Ricci, Luca, che bellezza stamattina. Proprio ingaggiata veloce. No, perché fa. Però quando leggi devi imparare a dare il tono giusto alle parole. Il tono giusto delle parole, sì, perché ecco. No, forse capisci. No. Se, o no. Ripeti che ti faccio vedere. Il primo venuto, c'è virgola, mi fermo un pochino, purché sappia divertire. Vedi? Purché sappia divertire, tu lo stai dando quasi come un qualcosa di... No, invece no, tu devi dire il primo venuto, purché sappia divertire, hai capito? Ha il diritto di parlare di se stesso. Che bellezza, Torino, non c'è niente che fare. Tu sei nato intelligente, non ci sei diventato, sei nato. Sì, grazie. No, ma è la verità. È la stessa. Vabbè, io non è caso. Diciamo. Sa quanto persone da parte di là stanno dicendo, no. Chi è che ha scritto questo magnifico? L'ha scritto Carles Baudelaire. Carles. Vabbè, tu Baudelaire. Ecco, Baudelaire, infatti l'ha ingaggiato, però, già che... Caccia da cosa? Si deve pronunciare nella loro lingua. Charles. Ma questo è Charles, che c'è da avere ragione. Chi c'è? Charles. Baudelaire. Charles. Baudelaire. Capito? Perché au, tu lo leggi Invece Baudelaire. Tu l'hai detto come un baule. Baudelaire. Questo è un grande, diciamo, no? Non è che uno... Certo. Va bene. Vado o deve dire qualcosa? No, devo dire qualcosa. Rinnoviamo sempre come lamentini la preghiera a Sua Santità Papa Francesco, che ci inchiniamo al suo cospetto. Inchiniamo al suo cospetto di inviarci un bel vescovo. No, bello, lasciaci tutto, può essere pure, ma è buono. Un bravissimo vescovo. Ecco, buono che sia, che viva in mezzo alla gente. Che può tirare in chiesa le persone. Tirare, io dico in dialetto, tirare. Tirare è una corda, una cosa che dice, c'è una bella cordata. Infatti le chiese sono... Come lei sa, Santità, sono veramente desolatamente vuote. Un po' solo di domenica c'è qualcuno di più. Ma sempre gli stessi. Da lunedì a sabato. Tra cui una buona percentuale Cavallappi. Per abitudine, uomo alla mossa. Tu aiuto, noi andiamo alla messa. Cioè praticamente, lasciamo stare. Non vi dico i personaggi che vanno a messa. Credo i peggiori. È vero. Però se ne ha una ridare una verginità. Vado, Tonino. Ogni giorno la chiesa ricorda. Stamattina chi è che stamattina voglio salutare Papa Francesco, Tony, che è parecchio tempo che non lo saluto. L'abbiamo salutato. A cosa abbiamo salutato? A Sua Santità. La Sua Santità, chiedo scusa. Chiedi scusa. Lo saluto di nuovo però, che ci voglio bene. Dai. E tutti i nostri sacerdoti della Lamezia Terme. Va bene? Allora vado, signor Tonino. Mi dica. Santo Onesimo, quattroesimo, cinquesimo, sesto. Quindi com'è, Santa? Onesimo. E hai detto bene, cioè praticamente hai incominciato col botto stamattina, infatti si dice Onesimo, non è che si dice Onesimo. Onesimo. Ma che cazzo ne dico? Onesimo, hai detto bene. Onesimo, cazzo. Un po' dire Onesimo. Onesimo, può chiamare Onesimo, invece Onesimo è più facile.
Già parole brutte. È brutta, scostumata. È scostumata. Poi Santo Giuliana di. Santo, perché se tu con calma, Santa. Ti rendi conto che è femmina? Santa Giuliana. Santa Giuliana di Nicomedia, Vergine Martire. Pazzesco stamattina, Nicomedia. Per me, Onesimo. Nicomedia, cioè l'accento sta ingaggiando stamattina. Stamattina sta ingaggiando l'accento. Stai facendo passi da gigante. Poi Beata Giuseppe. Beate. Giuseppe. Ah, Giuseppe su due, mi chiedo, giustamente. Beato non lo può dire. Beate. È uno. Giuseppe. O Beate. Beato non si può dire. Beata non si può dire nemmeno. O Beate o Beato. No, o Beate. Sì, perché Giuseppe, dato che Giuseppe è plurale, su due. Su due. Quindi se era Giuseppa o Giuseppo, era uno solo. Quindi giustamente io Beata, dice, Beati Giuseppe alla mano sacerdote. E sei bravo, una alla brava. Mano. No, è una brava persona, è alla mano. È alla mano. Alla mano significa che. È quando uno è alla mano. È alla mano. È alla mano, è disponibile, è bravo. Disponibile, è bravo. Comunque, quando si tratta di Giuseppe, si chiama Beato. Beato Giuseppe. Giuseppe, un de plurale. Non è plurale, Giuseppe è uno. È uno. Giuseppe. Beato. E mi hai detto. Noi chiamavamo prima. Giuseppe. Ma io hai detto Beato Giuseppe. Non può ha detto Beate. Ha detto Beati, ha detto tutto, ma Beato Giuseppe alla mano sacerdote. Alla mano, ma chi senti? Ecco, santità, per la mezia ci vuole una alla mano. Una alla mano, per la una alla mano davvero, vedi? Ci alla mano, vedi, è anche un segno del destino questo. Oggi le temperature sono bellissime, torna il sereno in tutto il sud, temperature lievi aumento, finalmente. Brava Dalbino. Dobbiamo salutare nessuno. Tutto a posto, io l'ho salutato. Io giro salutare, la pagina. Salutare, vedete qua. Abbiamo per la verità tantissimi messaggi di gente che salutatemi qua, salutatemi là, eccetera. Lo dicono, Tony, veramente. Ma, io mi discuto pure. Io dico salutiamo tutti quanti, senza. No, diciamo, salutiamo la Mezia. Salutiamo la Mezia, tutti quelli che ci vogliono bene e anche quelli che ci vogliono male, perché no? Io saluto a tutti, a quelli che ci vogliono bene e quelli che ci vogliono male. Non è che a tutti ve ne vogliono volere bene, no? C'è che lo diciamo un po' qua. Non dico, no, offendo, no? Che lo poco che dice. Vabbè, io non lo so, il signore, il mio direttore sta editore, no, direttore sei tu. Comunque la mano sta male, eh. Non mi sta male, Tony, però se Dio vuole oggi, se c'è il tempo. No, il tempo ce l'hai, il mio figlio deve avere il tempo, dato che lavora solo lui con. Non fare pubblicità occulta. Oggi pomeriggio alle 2 salgo. Aspetta mio figlio, mi faccio barba e capelli e domani mattina sono sicuro che vengo con un raffreddore, però quindi, domani vengo, pure che stai morendo, domani non lo faccio passare, sabato. Perché? E sabato è importante, perché poi c'è sabato, poi è raccomandazione, poi c'è domenica, Tony, ci vedo 2 giorni. Vedi come è attaccato al lavoro, ma cerca di mettere. Vi lascio e io vado lì al mio posto. Alla tua postation. Buongiorno Tonino. Buongiorno a tutti. Prima di iniziare volevo fare una segnalazione che ci è arrivata dalla signora Stefania, se non erro. Mandiamo queste foto. Praticamente c'è la segnalazione di buchi in tutta la città, Torino. Mamma mia. Guardate le foto, insomma, no, giustamente la signora Stefania ci ha mandato la foto. Sì, ho capito, ma è proprio l'antrasata a Napoli. L'antrasata? Come se l'avessimo fatta. No, lo diciamo, giusto, abbiamo, ecco le foto. Magari ti mandano foto, video, vi pubblicano tutto, l'importante è che non si offenda nessuno, mandate. Ah, questa, ecco, prendo spunto. Avete video interessanti che riguardano la città? Avete foto interessanti che riguardano la città? Inviateli alla nostra redazione. Che noi li facciamo vedere. Che noi giorno per giorno li facciamo vedere. Logicamente che abbia interesse pubblico. Ti chiedo scusa. Prego. E se volete, sempre dietro vostra liberatoria, noi possiamo anche menzionarvi. Nel senso, sto video mi manda a Pasquale, sta foto mi manda a Teresina, mi capite? Perché noi vogliamo ovviamente l'autorizzazione.
Va bene, poi vi volevo ricordare oggi la manifestazione e presentazione del libro di Ciccio Scalise presso la parrocchia Santa Maria Goretti alle ore 19. Sì, è una ennesima, voglio dire, presentazione, esatto, del suo libro. Un nostro amico, assiduo ascoltatore. Sì, assiduo ascoltatore, perciò, insomma, telespettatore. Amico della rassegna stampa. Esatto. E approfittiamo anche per salutare il nostro amico Giro, no? Il libro si intitola Scurciulando. Scurciulando. Bravo. Vabbè, salutiamo Ciccio. Da Bolzano e lui... Salutiamo Ciccio Scalise. Allora, Torino. ride almeno. Allora, ricordiamo che oggi è 16 febbraio, Torino. Hai delle novità? Ma non vi dà niente, parliamo con i nostri amici telespettatori. Parliamo con loro come se ognuno di noi parla sul corso, al bar, in casa, eccetera, facendo una conversazione virtuale, eccetera. Qua noi siamo per mettere a conoscenza i nostri amici telespettatori di tutto quello che avviene in città, certo, di tutto quello che si decide per la città, e quindi seguiamo ovviamente anche i giornali, i quotidiani. Bene, Tony, io volevo sulla Gazzetta, questa mattina c'è un articolo in prima che dice una cosa che tu, stiamo ripetendo, posso usare il plurale? Stiamo ripetendo a una vita da quando si sono insediati. Io parlo sempre a nome dell'emittente. Quando si sono insediati i commissari, tu hai sempre detto questa frase: i commissari escono dagli uffici e vivono la città. Sì. Ci fa piacere che la Gazzetta ha ripetuto il tuo appello. Non è che stiamo facendo. Più che la Gazzetta è una dichiarazione dell'amico Nicotera, ex consigliere comunale della nostra città, consigliere comunale, diciamo, uscente dell'ultima dell'amministrazione Mascaro. Quindi fa piacere sentirlo parlare in questi termini. Signori miei, noi su questo non ci sono dubbi che è un messaggio che stiamo inviando quotidianamente ai nostri commissari. Perché non credo che, sì, è vero, sono stati mandati dal governo, sono stati mandati dal ministero, c'è una linea di condotta che loro debbono pedissequamente rispettare, tutto quello che vogliamo. Però voglio dire al commissario, soprattutto titolare, Alecci, il prefetto Alecci, se si fa vedere in giro, c'è la gente, cioè voglio dire, di vivere alla città, perché io ho sempre detto dall'inizio, appena si sono insediati, che con tutto il rispetto, no, il commissario e i colleghi e i suoi non sono atterrati a Gomorra, un suo arrivato a Gomorra, sono a Lamezia Terme, una città che... dove il 90% sono di persone laboriose e persone per bene. Non c'è dubbio. Un 99%. Ci va, quel 99%, diamoci cauti. Perché vedi, quello che disse... Facciamo passare il 90. No, ma ti ricordi Vitello quello che disse? Non è che poi Vitello... Sì. Che vuoi, quando ci puntano il dito contro, no? Dicendo voi siete chi e voi siete chi, no? In base alla popolazione, penso, sì, però, che la percentuale però, è l'1% dei capomalati che ci sono. Non mi pare che l'1% di più i capomalati, su 80.000 abitanti, vuol dire, no? Ha parlato di un numero sincero, consistente, che ha paura, perché lui dice che isti sulle cosche. E tu calcolando i familiari, calcolando tutta la percentuale ASA, e calcolando chi ha intrecciato rapporti con loro, quindi non può dirsi persona onesta, eccetera. Ma questo lo sappiamo, dottor Alecci. Sappiamo che non è una terra facile la nostra, sappiamo che c'è questa. Però io questa... da Lamedino ho l'obbligo di battermi, no? Per la città. Sta cazzo di città,
voglio dire, dipinta, usi di parla positivamente, dottor, parliamoci chiaro. Non è che conosco la storia criminale della città e allora devo alzare le mani, mi arrendo, è un... no, io ho l'obbligo, noi abbiamo l'obbligo di cancellare quest'onta giorno per giorno, dicendo che la città è bellissima, la città è magnifica, la città ha potenzialità inespresse ancora, sono inespresse grazie all'incapacità e all'incompetenza e all'ignavia di tutti i politici che abbiamo avuto, si fa così per dire, che abbiamo avuto fino ad ora. No, chi si è sempre parlato della sua centralità, del suo ruolo strategico, la parola baricentrico, no, la terza città della Calabria, però io ci credo, la Messina è bellissima. Vabbè, ma nonostante la positività ci vuole, il pensiero positivo ci vuole, cioè, se... guarda che è una cosa incredibile. Ancora mattina io ti andiamo a fumare una sigaretta all'usciale, bellissima, e la guardiamo, diciamo, io ti faccio vedere in base alla tua veduta, no, in base a quello che io so, perché io sono stato agente di polizia municipale, mi sono occupato anche di edilizia e di abusivismo edilizio. Io ti faccio vedere da dove inizia l'abusivismo vero e proprio e dove arriva. È una cosa pazzesca. Ricordiamo che noi siamo stati oggetti di abbattimento di case abusive, sì, poi, finita tra le luce bene. Vi ricordo che stiamo venendo da una storia di sequestro da parte della Procura della Repubblica del campus Cordovile, giù da Tralluzzo e Beno. Insomma, ci sono stati i cenni di movimento, ma poi sono caduti. Non si può cominciare una demolizione, pigliano a uno e si fermano, e a uno ci mettono una casa. Quella è una pagina che a me non è che è tanto piaciuta, no, per la verità. Attenzione, io non vado a guardare chi è, chi non è, io guardo il caso, e mi incominciare con l'abbattimento delle case e incominciare, ma no, abbattiamo una e porci la stiamo huttari, perché questo è successo in concreto, è successo senza muggire parole e filosofia eccetera. E allora, dopo questo ennesimo pistolotto, caro ma non so, questo non sono pistolotto, caro dottor Alecci, sono cose che ci riguardano, caro dottor Alecci, si faccia vedere. Voglio avere il piacere di offrirle un caffè. E magari, se mi dà questo privilegio di accompagnarla per le vie della città, soprattutto nella zona storica di San Biase, di Nicastro, Santo Femi Vetere, per farle toccare con mano quanto è bella la nostra città. Ecco perché noi ci auguriamo, come sa, lei in questo momento è il nostro sindaco, ecco, si comporti più da sindaco e da meno prefetto, da commissario. Lei sicuramente avrà afferrato il senso, perché un sindaco vede la città in una maniera diversa da un commissario di governo che è chiamato ai noi purtroppo per quell'infausto evento che si chiama scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose. È inutile che ce la meniamo. No, Giovanni. Certo, noi volevo ricordare che siamo dimenticati, me l'hanno segnalato e chiedo scusa a chi me l'ha segnalato, l'ho dimenticato io, che noi abbiamo le vie delle città, molte vie delle città al buio. Noi abbiamo fatto servizi, sopra servizi, dovevamo essere cambiate la luce a LED, tutti i cacchi, queste cose che ci sono state. C'era in programma questo. E intanto la città è sempre al buio. Se voi andate sulla strada del cimitero è a buio, tutti i lampioni sono rotti e non funzionano. Molte vie alla sera fa paura ad andarci. Ma soprattutto le donne, parliamoci chiaro, Giova. Ci sono donne anziane che magari un po' nuire alla chiesa, ma hanno 100 metri a piedi. Perché la strada è al buio. Perché sono al buio e giustamente. E poi con le buche che ci paura. Sono anche pericolose. Con le buche, la Mezia in questo momento in alcune zone. È una groviera. Sì, è proprio un ormaggio svizzero.
Io mi appello anche alla dirigenza, no? Ai dirigenti. Una domanda ci esce spontanea, se possiamo. Ma a Uiurno che cazzo facete? Udico alla lamettina, udico alla paesana, perché così è di facile comprendonio. Uiurno che cazzo facete in questo ufficio? Possiamo sapere quali sono le difficoltà riguardo alla sistemazione delle buche? Un ci sussordi, mo sapevo. Perché anche questo, signor commissario, anche questo le chiediamo. Noi le chiediamo maggiore trasparenza e soprattutto vogliamo avere maggiori notizie di quello che succede, di quali sono le iniziative, dove volete andare a parare in alcuni settori. Perché noi qua di estensione dico, non possiamo non parlare, caro commissario, degli impianti sportivi che sono chiusi al pubblico. Non possiamo non parlare dei teatri che hanno i problemi di agibilità che sappiamo. Cioè, in buona sostanza, non possiamo non toccare questi temi, commissario. Qua abbiamo un movimento sportivo meraviglioso, incredibile, che coinvolge migliaia di persone, famiglie, bambini, adulti, anziani, imprenditori, che posso dire, classe arbitrale, eccetera, eccetera, eccetera. È un movimento sano di cui la città ha bisogno. Invece no. Invece no. E poi guardate, ironia della sorte, no? Io poi ci penso, no? Mai come in questo momento le nostre squadre stanno venendo buone. Veleggiamo ai primi posti, no? Ma è possibile che io debbo prendere il giornale? Un basket io ca Giacurzu, a pallavolo io ca Pianopoli, un pallone io ca San Benedetto del Tronto. Ma cioè è possibile? Cioè è possibile che la mia squadra del cuore io non posso assistere ad una partita? Tony, il fatto, il fatto che l'hanno chiusi, nel senso, bene, ci può anche stare perché la legge è legge, però nel momento che voi l'avete chiuso prendete i provvedimenti per riattivarle, riaprirle. Cioè non è che per dire che l'avete chiuso finisce il discorso. Allora, se sono stati chiusi per queste squadre, per il pubblico che non sono accessibili per sicurezza, vedete quali sono le problematiche e risolvetele, non che appena meglio scordato ogni volta. Abbiamo chiuso, punto e basta. Tu avevi il fatto già i badanti riguardo ai nostri funzionari e dirigenti, a me è una cosa che mi ha fatto male lo stomaco. Poi c'è stata questa parvenza di badante nella riguardo a sta collaborazione tra Lamezia e Catanzaro, perché evidentemente per le materie trattate evidentemente non abbiamo gente all'altezza. E allora mi domando a sti cazzi di dirigenti nostri, ho i miei dubbi su questo qua. Ma gli adimi della casa, gente all'altezza, non i miei ma gli adimi della casa, no, dirigente allo comune li stanno mettendo in discussione, sì, loro. Sì, sto dicendo, cioè chi lo ci affidano a Catanzaro? È quello che ti sto dicendo. I badanti ci affidano perché questi qua evidentemente nel loro modus operandi lasciano a desiderare. Cioè come cazzo mi carica? Comunque ecco perché tutti i problemi di cui parlavamo noi. Argentini Castro va allo comune e trova sempre i porti chiusi. Parliamo di Nicastro, parla di San Biase, di Nicastro, San Biase e Sant'Emia, è chiaro. Poi chi più di me, scusate, io sono nato a Sant'Emia. Tu sei un meticcio, tu sei un meticcio. Tu sei un meticcio. Quindi sulla metina mia, un cintello. Però poi viene dalle zone perché di Napoli. Perché abbraccio. Però i tuoi avi. Io sono nato qua, non lascia perdere la mia, solo la vita tua. Sono nato a Bustarsizio, e io lo dico. Però, perché si vede l'accento, si sente. L'accento si vede. Si sente l'accento. Quindi noi non vogliamo, ecco, vede qua, anche l'opinione che ha espresso, perché in questo caso si tratta di opinione, venire, perché poi Pasqualino si diletta anche ad esprimere la sua opinione su alcuni temi, no? Politici,
sul sociale, sulla cronaca giudiziaria. Pasqualino dice le uscite degli ex consiglieri che prima erano al timone, e giustamente dice, ma scusatemi, ma voi siete stati là che ci ha mancato poco per 3 anni, ma dico, visto che puntate il dito su alcune situazioni disastrate, cioè voi che cazzo ci avete avuto a fare là, che avete fatto di concreto? In sintesi, questa è la domanda che pone, il collega Lettura. E io condivido questa, perché queste domande le stiamo ponendo anche noi da tempo. Io capisco che siamo in un momento di consultazione elettorale, questo è un periodo elettorale, ognuno yoga ma spara più grossa, ognuno si caccia fuori dei problemi, tutti quanti praticamente la colpa ancora non abbiamo capito chi è, cioè chi lo così, chi lo colà, io così, io colà, la colpa, come ho sempre detto io, secondo è la me, mia. Secondo me la colpa è nostra, la colpa, esatto. Tony, ieri che c'è stato una cosa, c'è stato un processo, ieri, no? C'è stato un noto mafioso, Girolamo Molè, che durante un'udienza in videoconferenza, scusa, ha detto il magistrato, Molè ha detto, lei si fa pubblicità con me in videoconferenza. Risponde il giudice Di Palma e dice, lei non è più nessuno. C'è stato questo battibecco. Ma c'è cosa? C'è Di Palma che è terribile, eh? No, no, ha fatto... C'è Di Palma che... sì. Gli ha risposto intanto, bene. Intanto, da poco... Cioè questa strafottenza, che hanno questi mafiosi... Al suo atteggiamento mafioso ha risposto con piglio, cioè col piglio che, cioè, lo Stato dovrebbe essere sempre così. Intanto chi si trova in galera pure per l'attività del procuratore Di Palma, quindi è una bella, leggetelo questo, diciamo, botte e risposta, una bella pagina di giustizia fatta dallo Stato. Sì, certo, certo, ci ha detto rilassati, non sei più nessuno, ha chiuso, va bene. Faccio complimenti al giudice Di Palma, ovviamente complimenti alle forze dell'ordine, a tutti i magistrati che sono in prima linea, che fanno un lavoro eccellente, ma certamente molte volte abbandonati, ha lavorato benissimo Cafiero de Rao a Reggio Calabria, Gratteri, adesso abbiamo Di Palma, ma abbiamo a Cosenza la Manzini, la Manzini, abbiamo nella zona di Cosenza altri magistrati che da anni stanno lottando contro il crimine organizzato. Per non parlare di Nicola Gratteri, che ormai... Nicola, abbiamo detto. Insomma. Nicola, fottiamoli! Ragazzi, ricordatevi questa espressione di Nicola Gratteri. È bello, studiate! È bello quello, così li fottiamo! È bello che quello che ha detto ieri, che bisogna avere l'occhio sulla cultura, sulle scuole, perché si laureano molti caproni, molti raccomandati. A scuola, e la cultura è tutto. Insomma. A scuola, scuola. Alla scuola ti dà, ovviamente ti dà molto, è l'aspetto nozionistico, no? Ti imparano un sacco di cose, eccetera, eccetera. Poi tutto questo qua deve essere anche corroborato da che cosa? Dalla voglia di leggere, esatto. Dalla voglia di scrivere. I ragazzi non riescono più a scrivere bene perché hanno sempre il dito sul tasto, esatto. E un tenere una penna ante le mani, manco che... Ed è vero che la cultura fotte il malaffare. Ma non c'è dubbio, Giovanni, ma anche la politica, alla politica, la cultura fa paura. Perché? Perché hanno sempre, come voglio dire, hanno preferito che i loro galoppini, coloro i quali li attorniano, no, e quindi erano sempre in una situazione di, ecco, di vassallaggio, come diceva l'amico Albino prima, è vero. Allora qua diciamo... Dunque, poi c'è una nota, evidentemente una nota sui siti archeologici, che dice Terina si provvede alle gestioni,
vi ricordo che nell'ultima amministrazione Speranza, anche Mascaro, si erano molto interessati di Terina, sono stati fatti scavi per il recupero e riqualificazione di questo, diciamo, sito archeologico, e purtroppo i lavori si sono bloccati e l'erba parla con Mara Vergine, si può andare solo a Maruzzi. Sì, desta preoccupazione il fatto che le notizie sono piuttosto ingarbugliate, almeno quelle, le notizie che arrivano dalla ci sono stati dei finanziamenti regione. Poi sì, però per quanto riguarda... si capisce, a me perdemo, non si sa, siamo perdute, se rischiamo di perderli, eccetera. E giustamente su questo tema molti stanno puntando, ma scusatemi, noi vi abbiamo sempre detto, non ne vogliamo, noi facciamo il nostro mestiere qua, e ovviamente queste cose le stiamo dicendo da tempo, però come dice Albino, repetita Juventus, repetita Juvent, quindi è bene che se ne parli, se ne parli, che ne parlino tutti, perché da la cosa più banale e mica uno si piglia lì i copyright, mu si piglia sempre i meriti. Noi che facciamo giornalismo non vogliamo meriti, è chiaro che noi su queste cose, specialmente una televisione privata come la nostra, e no, sta battendo i pugni da anni. Mi ricordo anche la pazzia benedettina, che se non fosse per quei ragazzi del festival, Mirko Perri, Mario Vitale, tutti i ragazzi che collaborano, che ogni anno con la scusa di organizzare il Color Fest si mettono a pulire e rimettono a nuovo ogni anno, cioè grazie al volontariato di questi ragazzi. Ma ci pulitano, ci pulitano, approfittano di quella presenza. Danno l'accessibilità al sito, che è molto bello l'Abbazia Benedettina. Ma insomma, Giovà, ci sono i problemi economici in questo momento? Sicuramente ci sono, come sta? Non è che diciamo di no, però cercate di andare anche a fare un passettino in più, se vi è possibile. Cioè, non amministrate la Mezzia Terme in modo ragionieristico, che ne abbiamo la pelle piene di questo modus operandi, no, alla Fantozzi. Andiamo sui conti. La città ha bisogno, no, tanto avrebbe bisogno di un progetto, è chiaro, non spetta a lei, perché spetta alla politica, a questa maledetta politica. Perché non diniscimo più questa cazzo di politica nostra. Qua c'è gente che manno, come vede qua, no? Io mi incazzo, io ridessi come uno pazzo proprio. Ma possibile che non si può fare politica solo ed esclusivamente per amore di dare un contributo alla propria città? Perché, perché la politica è stata vista sempre come un business, non è stato mai vista per interessi. Un modo per arricchirsi. Un modo per arricchirsi. O per sistemare tanto i propri. Sanno, questi sanno, i politici, che nessuno paga poi, donne. Non c'è una pena certa. Perciò, li hanno chi lo cavolo. Abbiamo un Parlamento, no, dove ci sono almeno 300 persone che sono state avvisate, indagate, condannate, cose. Cioè, quale paese al mondo può contare su un Parlamento di 560 persone che hanno cambiato casacca in corsa, dove c'è una spilza interminabile di gente che ha avuto a che fare con la giustizia in maniera pesante, alcune è ancora su là, assettati, è ancora sono stati ripresentati. Quando si parla di impresentabili ci riferiamo a questo. Possibile, ma l'abbiamo nella natura, ma siamo proprio degli italioti più che italiani. Ma com'è possibile? Siamo dei taffazzi noi, Tony. Taffazzi. Taffazzi, siamo dei taffazzi, quelli che seminavano. Ma voglio dire, un parlamentare importante, facente parte del governo inglese, ve l'ho detto l'altro giorno, ha fatto 2 minuti di ritardo, ha fatto 2 minuti di ritardo, è arrivato là, ha chiesto umilmente scusa ai suoi colleghi per il ritardo,
e si è dimesso. Invece qua non si presentano i denti, sono più assenteisti che presenze che fanno nell'aula. Chiaramente le dimissioni, c'è stato un brusio nel Parlamento, nel Parlamento. No, chiaramente sono state respinte. Ma che cazzo stai facendo? Ma che dici? È chiaro che accettiamo le tue scuse. Due minuti. Ecco, quando gli italiani arriveranno a questo modo di intendere la politica, di intendere il rispetto verso le istituzioni e verso la gente, allora possiamo dire siamo un paese civile. E lo dico con amarezza. Lo dico con amarezza. Perché quando gli italiani davano sfoggio del loro genio, no, in tutti i paesi europei erano ancora su palafitte o su palalberi, mi capite? E noi eravamo già froci, come diceva il buon De Crescenzo in un suo libro. Io ero tra i palafitte e noi eravamo già froci. Per dire la distanza abissale. Cioè, gli altri stati, gli altri governi lavorano e c'hanno delle leggi che noi ce le sogniamo. Attenzione, giù, ci sono anche ovviamente delle cazzate che si combinano, cioè esempio, negli stati degli scandali in Inghilterra. Per esempio, sulle pensioni in Germania, un pensionato di tasse paga 35 euro all'anno. Qua invece paga 400 euro all'anno di tasse, un pensionato. Giù, non tocchiamo su coso di denari. Perché abbiamo i nostri professori, i nostri ricercatori. Ma giovane, ma è possibile che un nostro ricercatore debba prendere 800.000 euro? Un ricercatore! E deve, noi poi, abbiamo tantissimi talenti, e ma poi devono emigrare in questi stati, in Germania, in Francia, dove gli danno possibilità anche a livello di studio, a livello di soldi, a livello di soddisfazione personale. Ci sono, giovane, ci sono aziende private multinazionale di grandissima rilevanza a livello mondiale che se li contendono i nostri ricercatori e non li facciamo ieri. Sì, 800 euro, ma non vi vergognate, un paese che tiene una certa Fedeli come ministro dell'istruzione, può essere ministro dell'istruzione uno che si è pigliato all'Uccepo, si è pigliato con il parrucchiere. Ma che cazzo di paese è questo? Può essere un ministro della sanità, uno che ha il diploma, in ragioniera, poi chi cazzo è? È vero. Ma chi parliamo qua? La mamma sì, però ha laurea, certo, non è che io dico che la laurea sia sempre sinonimo di intelligenza, di cosa, però viva Dio! Possibile che in Italia non abbiamo persone con il curriculum degno sono, di un ministro? Ci sono. Ma no, perché giocano altri fattori quella politica. Ce l'abbiamo. Perché ne mintiri sempre l'omini luero, perché c'è questo maledetto Cencelli, con punisci in mano, tri tu tri io, chi su caro mio ca, ma che cazzo di paese è questo? Un paese di puriginella. Con tutto il rispetto per Pulcinella, ovviamente, che era molto più serio, no, di questi clown che abbiamo al Parlamento là. E hanno la faccia come il culo, avete sentito ieri sera in televisione a voi, no? Avete giocato, no, i soliti personaggi che parlano, no, mentre un anziano di 80 anni, no, si sfogava, piangeva per la sedia a rotelle ha detto io non vado a votare, sì, per la sedia a rotelle, no, poi ai sentire, no, il Pinocchio fiorentino contare un cumulo di cazzate, io l'avessero dovuto dire stamattina, ma chi su ci portano una sedia a rotelle, vergogna, vergognatevi, vergogna da cacci vostra, vergogna. Ma pure del vecchio con tutte le... Per la cavagna ci potete. No, no, ma chi li provvedono, no, provvedono. No, no, certo. Giustamente
Aspetta, giustamente la televisione si sta attenta. Vabbè, certo, certo. Perché la televisione è riconducibile a Berlusconi. Esatto. Poi noi ci mandiamo a sedia a rotelle e diciamo che facciamo pubblicità. Questo è anche vero. Pure se ti guardare certo. Pure il deletano. Pure quell'anziano giustamente ha mostrato grande dignità. Ha detto, dicendo, ma potete pure portare un paio di lo stesso. Fin quando non cambiano le cose, che devo fare la fiorella posta, che sono entrate. No! Gli hanno detto! Ma guardate qua, ma guardate qua io. Ma perché che succedono pure alla Mece in tutti i giorni. Certo. Praticamente gli hanno detto che la sedia a rotelle ci ha voluto dare altri 8 anni. Io ho detto a 8 anni non ci campo perché poverino è stato operato di tumore, 4 interventi a voi. Sì, ma come cazzo si ha? Ma non vi vergognate! A uno che è giù di là che ma ti spetta altri 8 anni. Ma ci volessi una carica. Non ero bagnato. Una carica parliamo, chiudiamo una stanza, non no? Bagnato. Senza uscite, no? E diminessimo che c'è in tapanza nervatica, solo Dio sa. Vi doveste vergognare. Vi doveste vergognare, vi doveste immedesimare nelle sofferenze degli altri, guardarli negli occhi, capire i loro bisogni. Non mi passa manco per lo cazzo. Vergogna! E mo agi di campagna elettorale sul fascismo e sull'antifascismo. Vergognatevi, un modo come un altro di sviare quelli che sono i veri problemi dell'Italia. Esatto. Con c'è fatica, che la gente non si può più curare più sordi, che non si può più vivere, vergogna, andate a fare in culo tutti. E dopo questa espressione di Torino, chiedo, ci sta tutta, ci sta scusa. Tutta, no, ci sta tutta. Chiudiamo con una cosa un po', diciamo, leggera. Questa sera ci sta un programma famoso, Sanremo Jung, un nuovo programma, un nuovo format televisivo della RAI. No, dico, non volevo. Siccome tu parlavi di ragazzi. Ah, sì. Scusa. A mia, dillo, me ne ma perché un da detto Sanremo giovani, scusa? Perché c'è scritto sta maniera, dove? Aiuta la cosa, no? Ci saranno Sanremo io e Sanremo voglio. Sanremo Young no. Stasera c'è Sanremo giovani, è un nuovo format televisivo. Abbiamo che si farà metino. Si farà questo nuovo format al Teatro Aris, dove ci saranno 13 o 12 ragazzi che si esibiranno con tutta la storia di Sanremo, delle voci nuove. Ci sarà un'orchestra da ragazzi da 17 a 24 anni, nuovi maestri di musica, e in mezzo a tutta questa kermesse, con enorme piacere, si esibirà un nostro amico che fa parte ufficialmente dei concorrenti per 5 puntate che andranno ogni venerdì su Rai 1. Magnifica, magnifica. Raffaele Renda. Noi stiamo organizzando qualcosa, probabilmente per questo ragazzo come emittente, perché ce l'ha chiesto il papà, i parenti e tutto, e si chiama Raffaele Renda, si esibirà con una canzone di Sanremo, ci saranno ospiti stasera molto importanti a livello musicale, perciò tifiamo per questo giovane della Lamezia, che porterà il nome della Lamezia, non commissariata, ma Lamezia. Ma ci ho pure chiesto, ho capito, no? Lo dici, ma sì, però... Però il nome è Lamezia. Anche da qualcuno che ha vinciuto a livello culinario, c'è qualcuno che sa fare la pizzicata. Pochi su casa è la musica, Mario Vitale che gira, sì, però così. Ui. Ma questi sono ma poi i ragazzi che devono portare avanti la nostra città. Perciò votiamolo col televoto. Votiamolo in massa. Raffaele Renda, il codice non lo so, perché noi non lo sappiamo, non lo sa nessuno ancora, ma il momento che scatta il televoto, votiamolo, perché è un lametino, sì, che ci rappresenta. Vi diranno come fare, qual è il meccanismo per poterlo votare, ve lo diranno durante la trasmissione stessa. Sanremo Young questa sera su Rai 1, sì, alle 20:40 su Rai 1. Allora tifiamo tutti per tifiamo lui. Per questo ragazzo, forza Raffaele, e ci vediamo probabilmente Sanremo. Anche Bovachini nella giuria ci parte Sanremo Young, nella giuria in di qualità anche Baby Kick. Sai che boare? Dato che hai aperto il balcone ed è poco alto il giornale, Baby Kick, vieni di là, non ci sento che la mano, Tony, chissà, che si chiama K in Italia. Baby Cup. Cristiano. Bene, ci vediamo domani. Poi Albino Ambrosio, una nuova proposta della musica italiana. Vai Albe. Col cuore. Che siete però.
salute. Quanto vicini, tanti invidiosi, ci succa fuori dentro ta strada. Deo mi indilibera, iniettano sicco, succini di raggia e mala volontà. Fu fu fu, fuoco mula e pampa, 100 miglia rassosia, non si può di giù campà. Ai ai ai, fu fu fu, questo murmuroiettatore non si può di giù campà. Quanto sono brutti sti iettatori, perché ti fanno la magaria, ma muccio le mani facendo le corna e poi tocco ferro passando di ca. Fu fu fu, poco mula e pampa, 100 miglia rassosia, non si può di giù campà. Ai ai ai, fu fu fu, questo murmuroiettatore non si può di giù campà. Occhio potente, manco con l'occhio, talo piatto, si può cogliere, la preva 40, non sa dove viene, ma con una fumicata, pazzare te la fa. Fu fu fu, poco mula il pampa, 100 miglia razzosia, non si può di giù campà. Ai ai ai, fu fu fu, questo murmuroiettatore non si può di giù campà. Punta sta grande ma la sventura, no corno rosso, ora m'accattai. Sta iettatura a da passare, si andava a giri lontano di ca. Fu fu fu, poco mula spampa, 100 miglia razzosia, non si può di giù campà. Ai ai ai, fu fu fu, questo murmuroiettatore non si può di giù campà. Aria, murmuriccia iettatora, focarola focarola, sto malocci sta sventura, istufficio nesce ora, meno male che sentiro brutte lingue di serpenti, ma una botta scomparero ste invidiosi malagenti. E che sono ste paure? Io canto e zoompo allegramente, e ste sorti iettatori non c'è un mispagno proprio di niente. Abbiamo torto tutti gli iettatori, che andavamo iettatori, veramente. Allora, dopo questa bellissima canzone, veramente una canzone che questa non la sa nessuno, solo il sottoscritto, e voglio salutare tutti gli amici, a tutti i parenti, tutti quanti, va. E voglio salutare mio nipote Pietro, e il nipote di Giovanni Giosuè, e il nipote di Tonino Amatruda, e il figlio di Francesco Mendicino, e Regigini. Pietro. Sì, si chiama anche Pietro come mio nipote. Vi voglio bene, crescete bene, crescete, crescete, va bene? Ciao a tutti, ci vediamo domani mattina, sempre se Dio vuole.